Ben ritrovati, la città di Avellino vive sicuramente una situazione dal punto di vista politico particolarmente difficile, c'è attesa per il prossimo Consiglio Comunale che potrebbe addirittura decretare la fine di questa amministrazione guidata dal sindaco Paolo Foti. C'è stata un'assemblea pubblica da parte della sinistra italiana che ha cercato di mettere a fuoco quelle che sono le problematiche sul tappeto che restano per la verità ancora irrisolte. Ne parliamo con Giuseppe Garrido, dirigente di Sinistra Italiana. Intanto dal vostro osservatorio, come giudicate questa situazione che vive la città di Avellino? Ma io devo dire, al di là degli aspetti delle persone, del sindaco, dei consiglieri comunali, diciamo che la crisi politica della città è evidente. Poiché la crisi è politica fondamentalmente, la crisi piomba dritta nella casa del partito che è di maggioranza relativa, del Partito Democratico, che ormai è diviso in fazioni e anche in consiglio comunale. Quindi il tema, diciamo, da questo punto di vista è sotto gli occhi di tutti i cittadini. La questione è che cosa si fa per uscire da questa fase, perché Avellino è troppo importante per l'Irpinia per lasciarla marcire in questa politica di basso profilo. E qua è una questione cruciale, perché bisogna scongiurare il trasformismo, che come si sa è una malattia endemica della politica e può portare a devastanti conseguenze. Ma occorre fare, costruire un patto civico che ricostruisca, diciamo, una responsabilità diretta tra cittadini e forze politiche che vogliono cambiare. Ora, noi di Centrosinistra Alternativo, l'opposizione di Giancarlo Giordano in Consiglio, altre forze dell'opposizione, hanno bisogno di uno scenario politico dentro cui collocare questa alleanza. Noi non possiamo riprodurre qui un'idea che rotto centrosinistra e centrodestra si va ad un'alleanza di indistinti, che questo alimenterebbe la confusione in città. Quindi occorre una proposta politica. Io credo che le forze di opposizione possano avere un po' più di coraggio da questo punto di vista e che so, anche una raccolta di firme autorevoli della città, che insomma in qualche modo facciano appello a se stessi per un patto che faccia uscire Avellino da questa condizione. Ecco, intanto è evidente la spaccatura che si registra all'interno del gruppo del Partito Democratico, ci sono addirittura consiglieri che puntano a raccogliere le firme per mandare a casa questo sindaco. Si era ipotizzato, come lei in qualche modo ha anticipato, un patto di fine legislatura con il coinvolgimento delle forze di opposizione. Questa idea potrebbe convincervi, insomma, in che modo voi sareste disposti a collaborare? Dunque, mettiamo in fila gli argomenti. Il Partito Democratico vive una condizione di devastante divisione interna e soprattutto in questo momento l'alleanza De Mita-D'Amelio rende lo scenario davvero molto inquietante. Per carità, non perché non vi sia stata in altri periodi, diciamo, questa tendenza dentro la sinistra o presunta tale come D'Amelio a fare alleanza con l'onorevole De Mita. Ma il tema è che una volta con De Basso De Caro, una volta con l'onorevole De Mita, quindi non si capisce il Partito Democratico in realtà dov'è. E allora tutti quelli che nel Partito Democratico si rendono conto che la situazione in città ha bisogno di una svolta, devono fuoriuscire dagli stessi gruppi consiliari, dal mio punto di vista, e costruire un patto che sia in grado di dire alla città parole chiare in termini politici ed in termini di alleanze future. Quindi, per rispondere alla domanda, non farei appello al gruppo di Festa, al gruppo di Carillo, al gruppo di Pierluigi Melillo. Nel Partito Democratico, nel Partito Democratico cittadino, ci sono forze, energie che vogliono fuoriuscire da questo schema, si facciano avanti. Noi non gli chiediamo di iscriversi a Sinistra Italiana, ovviamente, ma gli chiediamo di prendere atto che per ricostruire un'idea progressista, civica, allargata della città, occorre un atto di coraggio, perché in quello schema non andiamo da nessuna parte. Peraltro, di qui a breve si abbatterà anche sulla città il tema del referendum istituzionale. Da quel punto di vista, se anche da questo punto di vista nel Partito Democratico c'è gente che ritiene che la Costituzione e la Costituzione vivente
realmente praticata sia un approdo possibile di alleanze, ecco, anche da questo punto di vista quello sfondo può essere utile per dire ai cittadini avellinesi, insomma, facciamo un fronte di forze progressiste che insomma aiutino i cittadini a riprendere il filo di una discussione politica. Ecco, rompiamo le alleanze tra notabili, che a questo punto davvero non... altrimenti il Movimento 5 Stelle di Maio e i suoi ragazzi così splendidamente col coltello tra i denti ci faranno davvero, posso usare un'espressione forte, un culo così. Beh, insomma, ad Avellino non sono ancora arrivati 5 Stelle, ma è chiaro che di questo passo il movimento di Grillo può raccogliere il malcontento che si registra nella città, delusa dai consiglieri comunali che ha votato. Cioè, ma perché il Movimento 5 Stelle in realtà è certo impersonato da nomi e cognomi, ma è un contenitore. È la prima persona credibile che si sposta da quelle parti e fa appello alla città, ma è chiaro che per aver perso Fassino a Torino vuol dire che anche nelle città si politicizza la campagna elettorale amministrativa. E noi che siamo del centrosinistra alternativo possiamo farci scavalcare da un Movimento 5 Stelle sul punto del rinnovamento? Noi dobbiamo alimentare questa speranza che da 20 anni teniamo accesa in Irpinia. Giuseppe De Mita, ex sindaco di Nusco, ha partecipato anche lui a questa assemblea pubblica della sinistra. Intanto, qual è la sua valutazione rispetto alla crisi dal punto di vista politico che vive la città di Avellino? Ma Avellino, al di là delle responsabilità delle singole amministrazioni, in uno stato evidente, basta parlare con qualunque cittadino e ci si rende conto dell'abbandono e del degrado. Tu sai, ne abbiamo parlato più volte, che Avellino in crisi e l'Irpinia in crisi, Avellino in risalita e l'Irpinia in risalita. Io penso che occorra un'operazione di grande cambiamento che va al di là di schemi, di giochi di cui si sente parlare in questi giorni, altrimenti, lo dico qui e faccio una scommessa con te, noi avremo all'ultimo, ed è un fatto democratico, una lista dirompente, che già sappiamo quale sarà, come è accaduto a Roma, che prenderà tutto. Nessuno si illuda di ripetere vecchi giochi e vecchi schemi. È finito quel tempo. A chi più ha il senso della politica e degli interessi della città e della provincia, c'è la possibilità di una grande operazione politica, un laboratorio politico, una lista civica trasversale che riprenda la città, riordini il bilancio e rilanci l'Irpinia. Ecco, intanto il Partito Democratico appare visibilmente spaccato, la maggioranza a Piazza del Popolo è fortemente divisa, c'è il pericolo che il 5 settembre addirittura il sindaco venga mandato a casa dai suoi stessi consiglieri di maggioranza. Allora come uscirne, secondo lei, da questa situazione? Ma tu sai che io ho appoggiato il Partito Democratico alle regionali, De Luca, ho avuto sempre grande simpatia, ma lo spettacolo del Partito Democratico oggi in Irpinia e non solo è di un tentativo continuo di suicidio, e questo in politica non si può assecondare. Alle persone responsabili, ai giovani soprattutto lasciati allo sbando di questa città, il compito di riprendere le fila della politica, e non solo, questa è una provincia, una città che hanno un potenziale anche economico di risorse enorme, e sarebbe un grande peccato di omissione lasciar correre tutto. Ci vuole fantasia, ci vuole intelligenza, ci vuole coraggio, ma è il momento di una grande sfida, come fu 40 anni fa, quando dall'Irpinia partì oggettivamente una grande idea politica che poi ha contrassegnato nel bene e nel male l'Italia e non solo questa regione. Per me ci sono tutte le condizioni, e per quello che mi riguarda io nel mio piccolo farò il possibile per questo. Non si può assistere... Quale sarà il contributo di Giuseppe De Mita? Io la mia idea, l'ho detta più volte, è un'operazione civica. Ognuno ha le sue idee, io come referente storicamente il padre Sorge, che è un cervello mondiale della Chiesa, che pensa e ripensa non a un partito dei cattolici, ma ad un rilancio delle idee, dei valori dei cattolici in politica che non sono perdenti. Per quanto riguarda invece la città, e devo dire che ho parlato anche con lui di questa cosa, tra l'altro tu sai i rapporti che lui ha col Papa, è un po' il consigliere, il Papa l'ha elogiato,
sul piano politico in senso lato. Sulla città si può fare tanto, si deve fare tanto, anche perché, non lo dico per orgoglio irpino, ma Avellino è la scuola della politica. Più volte abbiamo fatto la battuta che a Napoli si fa la pizza come in nessun altro posto del mondo, la politica si fa qui. Proprio oggi che è tutto frammentato, rotto e sembra un campo di macerie, con tutto il rispetto per il nostro passato, ci sono tutte le condizioni per le intelligenze, le risorse e i talenti che abbiamo di fare. E Avellino Città è la testa di questa provincia, una lista civica di grande cambiamento che raccolga i giovani, le periferie, le associazioni cattoliche e non solo, i professionisti, le migliaia di persone stanche, deluse e frustrate. Se non si fa questa operazione che va al di là del colore dei partiti, io lo dico con rispetto, non giudico, 5 Stelle all'ultimo mese farà una lista e vincerà il sindaco della città e cambierà a suo modo la storia dell'Irpinia. Nessuno si illude che i vecchi giochi, i vecchi assi e assetti possano salvare l'anima a qualcuno. È il tempo delle grandi scelte e dei grandi cambiamenti. Il comune di Avellino dunque vive una situazione di estrema difficoltà. Siamo con Antonio Gengaro, che ha una lunga esperienza amministrativa, è stato assessore e vice sindaco di questa città. Siamo probabilmente ad un bivio, Gengaro, perché il 5 settembre potrebbe segnare addirittura la fine di questa amministrazione. Quello che non si capisce è che cosa c'è dietro questo scontro all'interno del Partito Democratico. Vabbè, che si capisce perfettamente che c'è uno scontro di potere tra correnti, tra capi bastone, la piazza dello scontro è la città di Avellino, però ovviamente l'ambizione è poi arrivare al governo di Via Tagliamento e quindi determinare a vari livelli le sorti del futuro di questa provincia. Ovviamente se ne fregano questi capi corrente delle esigenze dei cittadini di Avellino, dell'aspirazione, delle esigenze di questa città ad avere un buon governo, ad avere servizi che funzionino, dall'igiene che è carente a un'estate avellinese francamente molto deludente. Una volta la città era punto di riferimento per tutta la provincia, oggi è il contrario, sono gli avellinesi che vanno fuori per trovare occasioni di spettacolo, culturali, anche enogastronomiche, quindi siamo a una mediocrità infinita. D'altro canto, con una maggioranza così esigua come quella che ha votato l'ultimo bilancio di Foti, cioè 11 consiglieri su 32, tutto al più si può tirare a campare, ma non si può pensare di dare una prospettiva e un futuro alla città. Ecco, si parla di un patto di fine legislatura che potrebbe coinvolgere le forze di opposizione e il centro-sinistra alternativo potrebbe anche essere in qualche modo disponibile, ma ovviamente in questo senso non c'è la necessaria chiarezza. Ma io non credo a questa ipotesi, io penso che si possa andare solo se si ritrova un minimo di coesione all'interno del PD, che è l'asse portante di questa amministrazione, cioè o il PD nel suo complesso, senza dividersi in correnti, decide di portare avanti fino alla fine o finché può questo mandato, ma all'interno di una cornice dignitosa, accettabile. Altre formule sono formule tra l'altro trasformistiche che io personalmente non credo siano utili né per la città né magari né nemmeno per quelle forze di opposizione come ha fatto Firona Giancarlo Giordano, lo stesso Dino Preziosi, che in qualche modo hanno cercato di tenere vivo un dibattito, di sollevare le deficienze, le criticità di questa amministrazione. Io credo che ognuno debba fare il suo ruolo, quello per cui è stato eletto, anzi è fin troppo grave quello che hanno fatto altre personalità all'interno del Consiglio Comunale che sono passate da una parte all'altra e quindi dando vita al peggiore trasformismo che poi è uno dei mali della politica italiana e del meridione d'Italia in particolare. In queste condizioni tornare al voto che cosa significherebbe per la città di Avellino? Ma guardi, la oggi mia paura, un commissariamento sarebbe un danno. Ma non è tanto il commissariamento, è che la mia vera paura è che poi al peggio non ci sia rimedio, perché poi innanzitutto bisognerebbe avere la capacità di rinnovare completamente tutto il Consiglio Comunale.
è un consiglio comunale che per un quarto, cioè 8 consiglieri su 32, sono o inquisiti o rinviati a giudizio, cosa unica nella storia della nostra città. Quindi bisognerebbe avere il coraggio da parte innanzitutto di tutte le forze politiche di rinnovare completamente la classe politica cittadina, proponendo persone credibili che abbiano idee, proposte per la città, disinteressate, e ovviamente poi costruire anche una possibilità di alleanza. Io sono per un'alleanza di centro-sinistra organica, altri faranno altre scelte, ma insomma più proposte che si confrontino. Tra l'altro Avellino vive anche il paradosso di essere una realtà in cui finora diciamo, i grillini, che sono una forza nel resto del paese, che io guardo anche con una certa simpatia, non è che qui siano finora molto presenti, e quindi addirittura si può costruire un quadro attorno alla vecchia politica. Ritorna protagonista, è una persona per la quale ultimamente ho anche delle simpatie, De Mita, con i demitiani, ma non in supposizioni di saggezza, ma sempre supposizioni di potere. Basta guardare che cosa hanno combinato ultimamente nelle ASL, che cosa stanno combinando nei famosi GAL. Invece di riorganizzare una politica su un fronte appunto di saggezza, di comprensione, programmatico, di proposta per il futuro, poi alla fine ci si riduce sempre al potere per il potere. Finora Avellino non ha mai mostrato molta simpatia per il mondo demitiano, ma credo che con le condizioni di oggi probabilmente la crisi del Partito Democratico porta a una centralità di De Mita e dei suoi. Non so fino a che punto questo sarà utile per la nostra città. Beh, staremo a vedere quello che accadrà. Intanto grazie ad Antonio Gengaro, grazie per le riprese a Matteo Piscopo e a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con 8 Channel, arrivederci.